Pontisso, perché secondo me insieme con Clemenza e Rauti il migliore in campo, con un pizzico di sfortuna di troppo, perché quel destro era telecomandato all'angolino, poi forse la dea bendata ha soffiato. Esatto, è andata così, ho preso il palo, però abbiamo avuto veramente tante occasioni ed è davvero un peccato non aver vinto questa partita. Ha giocato anche qualche minuto nel ruolo che aveva fatto Diambo, cioè più alto, è un ruolo che sai fare bene. Ma io cerco di adattarmi un po' a quello che mi dice di fare il mister, se giocare mediano davanti alla difesa con Pompetti oppure alzarmi tra le linee vicino all'attaccante che era Ferrari, quindi sì, mi adatto e cerco di farlo al meglio. Cosa è cambiato tu di esperienza? Sei giovane ma ne hai comunque tanta, dal Pescara di Reggio Emilia al Pescara di questa sera, perché di fronte c'erano due avversari sulla carta molto forti, la Reggiana sta facendo il campionato a parte, ma l'Entella è un organico importante, però oggi si è visto un Pescara super. Sì, quello che magari ci è mancato la scorsa partita, che siamo stati forse un po' troppo timidi, mentre oggi abbiamo affrontata benissimo, con l'atteggiamento giusto, abbiamo giocato, li abbiamo messi in grandissima difficoltà e ripeto, davvero un peccato non vincere queste partite. Di chance il Pescara non ne ha più tante classifiche alla mano, questa forse è l'ultima base di partenza per un futuro migliore? No, e dobbiamo lavorare perché evidentemente ci manca qualcosa per vincere le partite. E già dalla prossima dobbiamo fare 3 punti, dobbiamo cercare di portare a casa la vittoria e continuare così.